. Oh, che paletta, eh? No, 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 perché adesso sta spegnendo le luci. Eh, eccoci qua. La nostra storia comincia a Bologna e comincia alla fine dell'umanesimo in pieno rinascimento. Siamo nel 1522 quando nasce Ulisse Aldrovandi. Un uomo che avrà un ruolo straordinario nella storia delle scienze, ma non solo, vedremo. E nello stesso tempo, un uomo che attraversa il secolo, nato a Bologna nel 1522, muore a Bologna dopo 87 anni, ormai in pieno 600. Quello che Ulisse Aldrovandi farà per tutta la vita, ce lo descrive lui stesso. Ci scrive. Che non ho mai descritto nulla senza averlo prima visto con i miei occhi e aver esaminato l'anatomia delle sue parti esterne e interne. Allora, ci parla una dichiarazione banale per certi aspetti a noi uomini del 2023. Però, quando Aldrovandi scrive queste parole, alla metà del Cinquecento è tutto meno che banale. Perché, se ad esempio a un qualsiasi uomo della metà del Cinquecento voi aveste chiesto che cos'è la Via Lattea, vi avrebbe risposto con questa favola. Qui vedete Tintoretto che racconta che cos'è la Via Lattea, cioè uno schizzo di latte che sgorga dal seno di Era, mentre Zeus le ha portato suggere questo latte il giovane Ercole, il piccolo Ercole. Ercole, non è un Dio, un semidio, e per diventare un Dio deve bere il latte di Era. Allora, questa immagine è quello che per l'appunto qualsiasi uomo sul globo terracco vi avrebbe raccontato della Via Lattea. E ad esempio ancora, e così all'inizio del Seicento, se quello era Tintoretto nel 1550, sì, qui siamo con Rubens, ormai in pieno Seicento. Quindi i miti antichi, i miti greci, i miti classici hanno ancora una straordinaria presa. Guardate appunto questa meravigliosa immagine di Zeus che osserva la scena perché era se svegliata di colpo, perché diciamo così il piccolo Ercole già da neonato era piuttosto violento, quindi abbranca il seno e lei lo scossa da sé e lo schizzo ci crea, come vedete, la via lattea. Allora, questo modello verrà cambiato solo ed esclusivamente da lì hanno molto. Ed era un modello però millenario, perché guardate questa immagine, questa è una sfera straordinaria, la meravigliosa sfera celeste del IV secolo dei musei vaticani. Abbiamo un insieme di stelle che non hanno alcuna attinenza con le costellazioni reali e poi una cinta centrale che è la cinta dei segni astrologici. Nello stesso tempo, quando nasce Ulisse Aldrovandi nel 1522, Albert Dürer ti racconta la volta celeste a settentrione, a meridione del mondo esattamente in questo modo. Come vedete, sono sempre i segni zodiacali a mettere in luce, a raccontare quello che è il mondo delle stelle. Se fossimo andati da Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci passa molti anni a dire... Dedicherò un grande trattato alla Luna. E inizia a osservare la Luna e che cosa fa della nostra Luna? In realtà fa questo. Guarda la Luna, lui con un cannocchiale che amplifica di un paio di volte la realtà e ci disegna due occhi, un naso e una bocca. Cioè per lui le macchie solari, ma anche, scusate, da un lato le macchie solari, dall'altro lato appunto tutto ciò che sono gli abballamenti e le montagne della Luna non hanno nulla di realtà concreta e individuabile. Chi cambierà tutta questa storia è Galileo Galilei. Galileo, che qui vedete presentare l'invenzione del telescopio alla Serenissima Repubblica di Venezia, ha un telescopio che non ingrandisce particolarmente, cioè ingrandisce di poco più di cinque volte il primo telescopio, poi arriva a sette, poi a poco a poco cresce. Ma con questo telescopio riesce a fare questo. E ve lo leggo nelle parole di Henry Wotton e il grande ambasciatore della corona inglese a Venezia che il 13 marzo 1610 il nostro Ulisse Aldrovandi è appena morto scrive proprio oggi è stato pubblicato il libro del professore di matematica a Padova che con l'ausilio di uno strumento ottico che ingrandisce avvicina gli oggetti ha scoperto quattro nuovi pianeti che ruotano intorno alla sfera di Giove, oltre a molte altre stelle fisse, sconosciute prima, è la notizia più insolita che voi abbiate mai ricevuto da qualsiasi parte del mondo. Galileo per primo ha capovolto tutta l'astronomia precedente e poi tutta l'astrologia, quell'astrologia che abbiamo visto dominare ancora l'umanesimo rinascimentale, cinquecentesco. Galileo, che cosa ha fatto? Galileo si è piazzato nel suo giardino di Padova, ha puntato verso l'alto il telescopio e ha iniziato a scrivere. A D. 7 di gennaio 1610 Giove si vedeva col cannone di tre stelle fatte così. E descrive proprio le stelle, descrive i satelliti e via di questo passo. E guardate la meraviglia di questi disegni d'acquarello: sono di una qualità straordinaria. Galileo è uno stupefacente artista e vedremo come gli artisti avranno un ruolo fondamentale. Nel nostro racconto. Ecco che qui continua tutta la narrazione che darà vita, come ben sapete, nel 1610 al Sideros Nuncius, quel Sideros Nuncius che ci racconta certo la Luna, ma guardate anche la costellazione delle Pleiadi. Cioè, Galileo ha rivoluzionato il nostro modo di percepire la realtà. L'ha rivoluzionato in un momento però molto particolare. Perché? Per parlare di Ulisse Aldrovandi e per capire chi è stato Ulisse Aldrovandi siamo paradossalmente partiti dalla fine del nostro racconto, cioè da Galileo Galilei. Perché il mondo, al passaggio tra 5 e 600, è ancora il mondo delle Wunderkammer, le Camere delle Meraviglie, in cui quello che ci scriveva Ulisse Aldrovandi all'inizio, io ho studiato e ho descritto solo ciò che ho visto con i miei occhi. E che ho potuto studiare internamente ed esternamente, in realtà non è proprio vero. Qui vedete questo meraviglioso scarabattolo e un mobile a trompe In cui vedete come veniva descritto la realtà: avevamo oggetti di bronzo, avevamo insetti, avevamo meravigliosi oggetti in osso, avorio, conchiglie, cioè tutto il mondo naturale e artificiale che veniva messo tutto insieme. Poi, però, Inizia ad accadere qualcosa di diverso. Napoli, Ferrante Imperato. Il primo museo, ritratto del museo di Ferrante Imperato. Ferrante Imperato, siamo alla fine di questo secolo, siamo un po' prima della rivoluzione di Galileo e inizia una sua sistematizzazione. Vedete come nella parte superiore mette un coccodrillo, ma mette anche le conchiglie e tutto ciò che viene dall'acqua. Poi gli mette gli uccelli e poi inizia a poco a poco a classificare, a classificare le diverse specie, le diverse realtà. Certo, tutto viene raccontato anche con uno spirito assolutamente fantastico, i coccodrilli pendono sempre dall'altro, d'altronde dove c'è un coccodrillo qui vicino? Appeso in una chiesa a pendere sulla nostra testa? A Ponte Nossa. Eh, vedete che ancora manteniamo questi modelli. Poi da Ferrante imperato si va avanti e qui abbiamo invece il museo che si va a definire a Verona, un altro grande personaggio, un altro grande scienziato, Calzolari, che tenta di seguire i modelli di Ferrante imperato, però vedete che in questo mondo di pesci abbiamo anche una testa bozzata per raccontare la varietà degli uomini del mondo. E poi, e poi, Abbiamo qui, vedete la ricostruzione che è stata fatta qualche anno fa a Verona, proprio di questa incisione, ma abbiamo soprattutto ciò che avviene a Bologna. Quello che Ulisse Aldrovandi fa è tentare di dare un modello e una sistematica a tutto questo. Cioè Galileo non è comparso da nulla, è stato preparato e chi ha preparato Galileo Galilei è stato per tanti aspetti proprio Ulisse Aldrovandi. Ulisse Aldrovandi è mosso per tutti i suoi 90 anni quasi di vita dal desiderio di catalogare e classificare la natura, ma anche dobbiamo a lui la più sistematica raccolta di forme animali e vegetali illustrate e infine abbiamo soprattutto una cosa che ormai avete capito da questa mia introduzione, spero, il passaggio tra l'umanismo scientifico cinquecentesco e quella che è la grande rivoluzione dello sperimentalismo galileiano. Perché? E grazie a Ulisse Aldrovandi, grazie a questa sua volontà classificatoria, che seppure non è spinta all'estremo e quindi rimangono in naturaglia, ma anche in mirabilia, e quindi il nostro Aldrovandi andrà, oddio perdonate questa orrenda immagine, a raccogliere tutta una serie di elementi che diventeranno poi, alla metà del Seicento, il Museo Cospiano, perché Francesco Cospi va a integrare le collezioni a Bologna, mette in scena tutto e come vedete fa presentare queste meraviglie da un nano posto sul primo piano, il Political Correct ovviamente non fa ancora parte della storia occidentale. A ah, un museo che racconta proprio la varietà. Di questi elementi. Guardate, qui vi mostriamo alcune vetrine del Museo Aldrovandiano, quel museo che ormai un ventennio fa è diventato realtà perché è uno dei musei dell'Università degli Studi di Bologna, ospitato in un posto meraviglioso che è il Palazzo Poggi a Bologna, per l'appunto la sede dell'Università. Ma va a esporre oggetti come questo. Cosa vi ricorda? Eh, e quindi, ad esempio, un oggetto come questo che cos'è? È una pesce, è una sorta di rana pescatrice che però, vedete, è stata imbalsamata ed è stata resa con questa semitrasparenza che ci dà ovviamente un immaginario del tutto fantastico, cioè va in un'altra direzione. Così come Ulisse Aldrovandi inizia a raccogliere testimonianze, inizia a raccogliere racconti ben precisi e vedete l'uomo ora è il collo da gru, oppure vediamo un mostro marino, o vediamo ancora un androgeno, cioè è l'insieme di tanti elementi diversi. Guardate in questo caso proprio questo libro che ci racconta tante conchiglie, però quello che appunto Ulisse Aldrovandi... Riesce a fare è una sistematica che apre appunto a narrazioni e racconti ben differenti. Beh, tra i temi, moltissimi di cui Aldrovandi si occupa nell'ambito delle scienze naturali vi è ovviamente il tema delle piante, e eh, dobbiamo dire che il, le piante, la botanica era una disciplina eh, nascente perché strettamente collegata alla medicina fino, fino appunto a questi decenni oppure all'agronomia, quindi diciamo le piante in funzione di un utilizzo per scopi medici oppure per scopi utilitaristici legati all'alimentazione. All Ebbene, questi sono, è un periodo di passaggio fondamentale in cui ci sono delle tappe che hanno a cui si può far riferimento, hanno una genealogia e imprescindibile è Luca Ghini, il quale, è imolese, che appunto è eh, attivo all'Università di Bologna, poi all'Università di Pisa, è un maestro validissimo, per intenderci seguito da allievi che lasceranno, che faranno la storia della botanica del periodo, come il Mattioli, il Cesalpino. Maranta, che operò a, a, a Napoli, Anguillara, che fu direttore dell'Orto Botanico di Padova, e l'Aldrovandi stesso. E, e insegnò appunto l'università di, di Bologna e, e insegnò in un periodo in cui aprivano le cattedre dei Semplici. È paradossale, però il bisogna aspettare appunto. La prima metà del Cinquecento, per vedere nell'università la spiegazione dei semplici, semplici intendiamo i semplici medicamenti, vale a dire al 90% le erbe, le piante, e quindi il suo lascia il segno perché fu il primo, così si dice, a eh, suggerire di eh, far sì che gli studenti imparino dav davvero le piante, non solo. Attraverso i racconti, attraverso le, li, i testi eh, antichi, ma per esperienza diretta, in particolare guardandole dal vivo, oppure attraverso, oppure attraverso le illustrazioni, eh, oppure attraverso gli erbari. In realtà, sulla primogenitura della, della storia degli erbari non c'è: eh, come dire. Eh, Unanimità, nel senso che si ritiene che Luca Ghini sia l'iniziatore degli orti botanici universitari, più, più ancora che l'iniziatore degli erbari, anche se sicuramente consigliava ai propri studenti di basare le, le proprie osservazioni su, sugli erbari. E, ebbe un ottimo... Eh, rapporto con Ulisse Aldrovandi, appunto, un suo allievo, peraltro non lo conobbe come suo studente, allora era già transitato all'Università di Pisa, dove, peraltro, fondò il primo orto botanico nel 1543. Ma conobbe a Bologna quando era in vacanza perché Luca Ghini, appunto, eh, viveva anche nella, nella sua città e in, quel in quell'occasione ebbe modo di diciamo, di conversare con Ulisse Aldrovandi che si innamorò di, della, di questa materia e intraprese anche una, come dire, approfondì molto la disciplina. Ma le università allora erano davvero luoghi di sapere apertissimo, erano frequentati da studenti provenienti da ogni parte e... Eh, le cattedre di ad esempio dei semplici erano cattedre rette da doppi insegnanti, per cui dovevano essere doppi, doppi semplicisti, così come nelle altre materie. E questo tema del avere insegnanti doppi in modo che da un certo punto di vista si controllassero vicenda, dall'altro che competessero in modo da far crescere anche la, la rinomanza dell'università. Dell Ebbene, questo era, era come dire importantissimo. Perché mh, erano luoghi di sapere straordinari, ovviamente dirò una banalità, dove la, la lingua era il latino, la lingua universale di allora, e ciò spiega anche il motivo per cui i, tra loro corrispondessero con grande facilità anche scienziati, studiosi eh, che, che, che provenivano da luoghi molto differenti. E, ed era un po' il brodo di cultura in cui appunto maturavano le, le nuove visioni riguardanti il sapere. E tra i, così tra i coetanei di, di Luis Aldrovandi, con cui peraltro Luis Aldrovandi aveva un ottimo rapporto, uno dei più chiari e più segnalati amici che mi ritrovi al mondo, eh, questo dice di Aldrovandi Pietro Andrea Mattioli, che nasce nel 500 e muore nel 1577, il quale ebbe il grande merito di eh, produrre... Eh, i discorsi eh, sui, a partire dai testi di eh, Dioscoride. Dioscoride era appunto, erano una delle, eh, con, con, con i testi di Teofrasto, con i testi di Plimio, era una delle fonti principali su cui si basava il sapere eh, di allora che cominciava ad essere messo in discussione, perciò doveva essere commentato, doveva essere arricchito da nuove osservazioni e soprattutto dovevano esserci nuove illustrazioni che spiegassero come fossero realmente le piante di cui si occupavano questi. Quindi in un certo senso era iniziata quella fase di scardinamento di un, tutta una serie di convinzioni che erano eh, collegate all'ortodossia, all'ortodossia disciplinare per cui la medicina andava fatta solo basandoci sui testi eh, canonici, i canonici per intendiamo quelli accettati. E il, un altro protagonista importante, anche esso co coetaneo del, dell'Aldrovandi, è il Cesalpino, Cesalpino aretino, il quale eh, è stato riconosciuto come colui che davvero ha iniziato a fare una suddivisione sistematica delle piante e eh, basandosi su organi che erano ehm, come dire, organi intimi come potevano essere i semi e i frutti e eh, questo merito gli venne riconosciuto due secoli dopo da, da Carlo Linneo quando appunto col sistema Natura introdusse la classificazione degli organismi animali e vegetali secondo delle regole basate in quel caso, nel caso di Linneo però ci vogliono, ci vogliono due secoli, ci vuole un secolo intero da parte di botanici che arriveranno dopo per... Introdurre questo grande tema basato appunto sul sistema sessuale. L'aspetto eh, perché un grande. Come, un, scusate, grazie. Un grande della, diciamo un altro grande della, della botanica, appunto Andrea Cesalpino. E il nostro Ulisse Altrovandi, il quale per, possiamo dire che non eccelse in, per quanto riguarda. Eh, la sistematicità delle osservazioni, ma indubbiamente eh, eccelse nella vastità delle devastità de e eh, soprattutto delle raccolte e poi anche perché era un eccellente docente. Eh, era una, e qui confermo quanto era stato detto, è stato detto inizialmente, che era uno che voleva dimostrare le cose, per cui i suoi studenti mostrava... Immagini, fu il fondatore dell'orto botanico di Padova e eh, scusate di Bologna nel 1567, quindi dal vero e poi anche attraverso gli erbari. Tant'è che oggi possiamo dire che Ulisse Aldrovanti ha lasciato il più grosso erbario rinascimentale esistente sul pianeta, proprio il suo. Insomma, e eh, cito la Syntaxis Plantarum perché. Fu eh, suo desiderio in vita che venisse pubblicata, era una sorta di eh, raccolta di osservazioni eh, per possibili suddivisioni delle, delle piante, non certo in chiave sistematica così come la intendiamo oggi, però con dei super, delle superamenti di... Eh, di elenca, semplice elencazione, ad esempio alfabetica delle piante, per cui un'opera con l'elenco alfabetico delle piante o suddivise solo per l'utilizzo da un punto di vista medico era normale. Mentre invece una suddivisione sulla base di albusti, erbe, ehm, alberi eh, oppure ehm, un'altra categoria per cui erano cespuglietti, possiamo dire piante cespitose. Oppure una suddivisione sulla base delle, delle tipologie di radici o sulla tipologia di altri organi, come ad esempio i tronchi e così via. Quindi una suddivisione, possiamo dire, morfologica delle piante che preludeva il fatto che si guardavano le piante non più solo con il loro utilizzo, ma per in sé per sé. E questo era un, un passo avanti, una conferma di ciò che, sta, che, stava, ehm, una conferma di ciò che stava avvenendo che non è per nulla scontato, eh, se pensiamo a che, eh, come dire, si stava passando, come giustamente è stato sottolineato prima, da una fase in cui la confusione tra il confine, più che la confusione, il confine tra reale e irreale, tra materiale e immateriale era molto labile, ad una, ad una eh, situazione, a condizione... una del pensiero in cui invece materiale e immateriale cominciava ad avere dei confini ben, ben definiti, cioè quindi con le piante che non erano solo manifestazioni del divino, o di, o, ma erano qualcosa che erano in sé per sé. E quindi gli orti botanici, orti botanici come appunto a Padova nel 1545, ancora prima a Pisa nel 1543 grazie a Lucadini e eh, quinto in ordine di tempo dopo Firenze e Roma, il nostro a Bologna, il quale era stato impostato con grande ambizione perché Aldrovandi lascia scritto in un manoscritto. Aldrovandi era un grandissimo scrittore di lettere, corrispondeva con centinaia di, di persone del proprio, diciamo, di, del proprio rango, non solo di botanica. Di botanica erano solo una cinquantina, mentre invece, per quanto riguarda gli altri saperi, e in questo senso, era un erudito vasto per cui non si occupava solo di scienze naturali ma anche di diritto, di filosofia, di teologia di, di, e di tutta una serie quindi un, con un macigno, un fardello da, di, di conoscenza anche, e questo spiega probabilmente anche il motivo per cui non, eh, diciamo, non arrivò a, eh, ad essere uno scienziato puro concentrato su un'unica materia ma appunto un, un, un uomo con una conoscenza direi di tipo universale che si poteva permettere anche come dire dei salti pindarici nella, nel, nei ragionamenti che forse oggi faremmo molta fatica a comprendere però l'aspetto interessante è appunto che eh, lascia ha lasciato delle tracce e ha dotato la sua università di strumenti che sono eh, di grande importanza ad esempio l'orto botanico come possiamo vedere l'impostazione dell'orto botanico di Bologna è un tipica impostazione di eh, tipo rinascimentale, guardate al centro e a sinistra e a destra ci sono l'orto botanico di Padova, così come lo conosciamo ancora oggi, perché si è conservato nelle sue linee generali con questo disegno rinascimentale che ha simbolico, se vogliamo, il macrocosmo, il microcosmo. Quindi e l'orto di, di Bologna in cui la suddivisione in parcelle non segue una sistematica, una tassonomia, ma segue l'utilità dei semplici, tant'è che i docenti si chiamavano semplicisti proprio perché spiegavano queste piante. E la corrispondenza con gli altri autori era costante, per dirvi Clusius, del Clu, che, era, eh, che è stato il fondatore dell'orto botanico di Leiden in Olanda, oppure... Eh, il basile basilese di Basilea, insomma Casparus Bauin, oppure De Lobel, e sono tutti botanici che oggi conosciamo anche perché poi l'inneo dedica loro delle piante, per dire Clusia, Clusius, eh, la Bauinia per, per, per Gaspar, il basilese, lo svizzero, e la Lobelia invece per De Lobel e con questi ehm, Aldrovandi eh, conversava. Ma che traccia ha lasciato Aldrovandi da un punto di vista poi dei lavori effettivi scritti? Abbiamo come dire una grande massa di eh, materiali utilissimi alla didattica, una grande massa di ehm, materiali pronti per o perlomeno predisposti per poter avere un'amplissima diffusione, poi la bibliografia è effettivamente stampata da lui è scarsa piuttosto limitata e anzi eh, come dire una, un suo cruccio fu che anzi fu richiesto l'aveva richiesto in sede testamentaria pochi pochissimi anni prima di morire e però non fu ascoltato in questo senso poi vedremo successivamente il tema del testamento, però come dire l'aspetto che un po' oggi ricordiamo di lui sono alcuni testi che probabilmente lui avrebbe disconosciuto, come quello stampato a posteriori da tale Montalbano, peraltro personaggio piuttosto screditato, che mette insieme una sorta, un, un insieme di informazioni che degradano un po' la figura di uno scienziato, oppure il... Un altro testo pubblicato sempre successivamente alla morte di Aldrovandi fu quello dedicato ai mostri, le mostruosità delle piante, peraltro basate in questo caso sui suoi manoscritti. E per quanto riguarda le mostruosità, erano sia frutto di racconti, di narrazioni, sia frutto di osservazioni, sia frutto anche di qualche truffa, come vedremo poi ci sono dei, delle chimere anche nelle collezioni, peraltro... Che, che, che forse si, che si fa anche un po' fatica a capire che Aldrovandi non avesse capito che fossero delle, diciamo, delle messe in scena e comunque co rilevando ad esempio dei mostri vegetali come degli eventi eh, ad esempio propri qua, o impropri quando ad esempio osservava delle fasciazioni. Sapete tutti abbiamo esperienza con dei tarassaci di campo che hanno il fusto anziché essere tondo e appiattito sono delle malformazioni che derivano dal fatto che l'apice meristematico, cioè l'apice in cui le cellule si moltiplicano, che normalmente sono in cima al germoglio che nasce dal terreno, per una serie di cause o di concause così, altera il proprio processo anziché disporsi a cilindro queste cellule meristematiche fanno una crescita lineare. Perciò ne deriva ad esempio un fusto appiattito, come ad esempio in questo che lui chiama tragopogon. E, e, altre, e altre mostruosità che però semplicemente magari sono perché la pianta, poche, eh, perché sono un capitolo minimo del, di questa storia dei mostri, delle mostruosità, che, eh, in cui ad esempio un vegetale assume una forma tale per cui l'uomo lo interpreta come un, una forma artistica o una forma che in qualche modo potrebbe significare qualcosa che non è... Che non è solo collegabile alla, alla pianta stessa, insomma. E quindi una grande eredità che va indubbiamente interpretata, l'hanno interpretata eh, Botanici anche successivamente. Era dotatissimo di una libreria. Eh, vasta sull'argomento ripeto una, un, un docente molto apprezzato e seguito per cui ha fatto scuola per cui molti le sue eredità non sono, ne, alcune, non sono nemmeno materiali perché sono ciò che lui ha trasmesso sono anche materiali laddove appunto ha lasciato eh, mille, ad esempio 1700 tavole nel sintaxa che non è stato pubblicato e che forse è una delle opere botaniche più interessanti che lui ha prodotto, e che invece sarebbe stato opportuno, e sarebbe stato probabilmente anche molto utile che venisse divulgata. divulgata. E allora a questo punto c'è una sorta di Aldrovandi non, eh, non noto, diciamo, un po' nascosto nei cassetti, un po' quello che è rimasto ancora inesplorato che forse potrebbe anche riservare qualche segreto. segreto, è un Aldovrandi faticoso perché in gran parte molto è latino, altro è una scrittura poco leggibile, insomma però di, si è occupato di, di tantissimi argomenti e lo dimostra per dire lo studio sulla su storia degli asparagi, un commentario sulle piante del Teofrasto oppure un, un lavoro sulle, cor sulle corone. E per corona intendiamo proprio le, le ghirlande, le ghirlande di, di fiore, quando vanno utilizzate, in che occasione, così appunto. Perché era, una, era come dire, affascinabile spesso, e la, la biografia ce lo dimostra di quanto fosse, eh, come dire, sempre con le antenne alzate in, in ogni campo che lui andava ad intersecare. E eccetera eccetera elenchi di piante, tra cui anche ad esempio l'elenco di 500 piante del territorio di Bologna, probabilmente una delle prime flore eh, delle città che possiamo annoverare da noi. Io vi porto a un luogo che potete ancora vedere oggi a Bologna, che è la casa natale di Ulisse Aldrovandi. Siamo eh, in via dei Pepoli. Quello squarcio, quello scorcio che si vede in fondo alla strada, porta alla piazza Santo Stefano. E qui nacque e morì Ulisse Aldrovandi. Ma qui successe un'altra cosa molto particolare. Era una sera molto fredda del novembre del 1603, Ulisse era immobilizzato a letto. Aveva già 81 anni, mm, di lì a un paio d'anni sarebbe morto e eh, costruisce una scenografia incredibile. Accende quattro lanterne che illuminano anche la strada che eh, prospiciente alla sua abitazione e convoca i notabili del consiglio dell'università e i notabili della città. Perché fa questo? Perché vuole dettare a tutta la cittadinanza che conta di Bologna il suo testamento. E il suo testamento è quello che per me, ha permesso che, tu, che buona parte di quello che lui nella sua vita ha raccolto, parte di che vi è stata raccontata ora e parte che cercherò di integrare quella parte che, che mi compete c'è cioè la parte geologica lui aveva raccolto per costruire costituire il suo museo Ups, scusate come vi dicevo lui nasce e muore qui in realtà questa casa ha ospitato anche qualcuno che forse conosciamo meglio di lui che è stato Gaetano Donizetti durante la sua formazione, questa è una curiosità. Quando sono andata a, a vedere la sua casa mi ha molto colpito. Ma torniamo al suo, eh, al suo testamento. Eh, alla fine di questa vita incredibile, che poi in parte vi racconterò, lui scri fa scrivere in latino e in volgare: Voglio che sia eletto un loco atto per il mio museo e studio dei libri, fabbricandovi stanze atte. E lo studio dovrà essere diviso nelle stanze con l'ordine seguente. Primieramente per tutti i libri. La seconda stanza sia di tutti i libri stampati, la terza sia di tutte le cose naturali, la quarta sia di tutte le tavole, mettendo ancora in cotesta stanza quei due armari degli minerali, dove sono 4000 circa cassettini. Il testamento continua, sono molte pagine. Eh, qui ve ne ho eh, esemplificate solo alcune. E lui più volte dice che per costruire questa enorme incredibile raccolta si è fatto carico a proprie spese di collezionare e conservare questi incredibili reperti, parte dei quali anche gli giungevano per corrispondenza, per quella fitta corrispondenza di cui si parlava anche prima, addirittura aveva dei reperti anche sotto il letto, dicono le cronache, proprio perché casa sua <ride> era ingombra e pienissima di, di reperti. E, um, la cosa però più incredibile che lui scrive nel suo testamento è che è il primo a utilizzare la parola geologia, cioè, cercando nel suo tentativo in cui si parlava, di cui si parlava prima di anche sistematizzare il mondo delle scienze naturali, lui nel testamento parla di botanologia, quella che noi oggi chiamiamo botanica, zoologia, l'unica che ha mantenuto il suo nome fedele da allora, e geologia. Era un termine che prima non esisteva. Prima si parlava di mineralogia, eh, è di qualche anno precedente, a, sono di qualche anno più giovani di lui, sia forse sicuramente lo conoscete, Giorgio Agricola, l'autore tedesco dell'erea del metallica, e anche Vannoccio Biringuccio, che è l'autore della pirotecnia, quindi due esperti del mondo minerale, del mondo metallico più che altro, del, dei giacimenti minerari, ma il termine eh, che comprendesse tutto quello che riguardava il regno minerale allora era solo la mineralogia. Lui fa un passo avanti e inaugura questo termine geologia e ehm, la eh, associa a tutto il mondo dei fossili, fossili inteso come si intendeva allora, quindi tutto quello che si ricavava dal sottosuolo o che il sottosuolo portava giorno attraverso l'erosione. E poi naturalmente nel suo testamento precisa anche alcuni altri aspetti, soprattutto quello che abbiamo visto finora, cioè l'importanza di andare sul campo a fare le ricerche, non limitarsi a quello che si trova nei testi. Infatti questo era proprio un, un approccio specifico dell'Università di Bologna. Quando Galileo Galilei inizia la sua attività scientifica chiede di andare a Bologna. E a Bologna lo respingono perché? Perché non ha scritto sufficienti, sufficienti testi. Quindi, questa ehm, correlazione tra attività pratica di studio, di ricerca e attività eh, diciamo, scientifica di scrittura diventa, è, è proprio un po' il fiore, fiore all'occhiello, il marchio di fabbrica dell'Università eh, di Bologna. Il passo ulteriore che fa Ulissa Drograndi è la parte grafica. L'avete già un po' visto, lo vedrete anche dopo. Lui. Dedica veramente tantissime risorse alla creazione di queste tavole in legno di pero. Dove, prima, fa disegnare a una serie di artisti, alcuni anche molto famosi, non è il mio campo, ve lo racconteranno dopo. Con una penna di corvo e inchiostro, creare il disegno, lo vedete nella fila in alto, e poi andare a creare tramite incisione le eh, tavolette xilografiche. Sono delle bellissime tavolette, qui vedete tantissimi fiori, tantissimi animali. In realtà è stupefacente anche vedere le tavole che riproducono i temi geologici. Come vi dicevo, lui era un grandissimo collezionista, non c'era ancora il microscopio, eppure riesce a comprendere e a collezionare tutta una serie di campioni in cui tessiture molto fini. Eh, qui ehm, vediamo su un puntatore questa dimensione è circa 5-6 cm, giusto per darvi un'idea. Questi sono campioni di madrepore di coralli fossili e quindi lui intuisce che questi fossili sono non solo, come si pensava allora, il simulacro dell'animale ve vero, reale, pietrificato, ma è anche qualcosa di più e studiando nel dettaglio delle morfologie si riesce a capire qualche altra informazione. Um, questo è un estratto di un incredibile volume che lui eh, scrive, che si chiama eh, Museum metallicum. È come tantissime delle sue opere, un volume che lui eh, realizza manoscritto e dopo la sua morte verrà pubblicato, questo nello specifico viene pubblicato nel 1648 e qui parla di tabella con differenti tipi di pietre. Nello specifico questa è una pietra molto particolare perché? perché le bestioline, che noi sappiamo adesso che sono bestioline, lui non lo sapeva, <ride> le bestioline che si vedono qui sono quelle che i geologi chiamano foraminiferi, sono dei gusci di esseri unicellulari la cui dimensione varia da un decimo di millimetro a una decina di millimetri, forse tutti ricordate il termine numuliti, che sono questi fossili che sembrano tante piccole monetine, appartengono a questa famiglia, ma solitamente sono molto molto piccoli e quindi lui già capisce che c'è qualcosa in più. Credo, questa è una mia supposizione, <ride> che lui veda tantissime di queste rocce perché con queste rocce che contengono questi fossili so, erano la pietra preferita del Palladio. Quindi era una pietra che veniva estratta nella zona di Nanto Vicenza e che iniziava a circolare molto perché era molto tenera, molto facile da, da lavorare e molto, eh, di effetto estetico molto, molto gradevole. Ma non solo. Lui raccoglie anche tutta una serie di campioni litici. Eh, le cronache. Lui scrive anche una simpaticissima biografia sua, era un soggetto molto particolare. Vi ho detto: è nato e morto nella stessa casa, ma in realtà in quella casa deve aver abitato pochissimo. A 12 anni prende senza dire niente a nessuno, alla famiglia va a Roma, ci ritorna a 16. Mentre sta tornando 16 sedicenne da questo altro. Pellegrinaggio a Roma, incontra un altro pellegrino che ha tre volte i suoi anni e che dice: Ah, ma io sto andando a eh, Santiago di Compostela, ok, vengo anch'io. <ride> e quindi fa è veramente una, una vita avventurosa nel tornare da questo viaggio, si imbarca da Marsiglia per Genova. Qui prima rischiano tutti di affogare perché la nave ha un grosso problema di, di una, 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 un guasto e poi vengono attaccati dai pirati. Quindi in realtà è veramente una vita molto rocambolesca, è la, è la vita di un viaggiatore. Quando va a Roma, così come quando andrà a Ravenna più da, più da grande, cosa fa? Prende dei pezzi dai monumenti romani e se li porta a casa. Quindi, non sono sicura, ma questi potrebbero essere delle vestigia di questi suoi campionamenti, diciamo così, eh, che poi lui ehm, descrive in, in, un, in un volume che è rimasto, in uno scritto che è rimasto poi. Eh, il riferimento per tutta l'antiquaria cinquecentesca, che si intitola Di tutte le statue che per tutta Roma, in diversi luoghi e case particolari, si leggono raccolte e descritte da Ulisse Aldrovranti nel 1556. E qui cosa si vede? Si vede che lui le fa anche disegnare. Guardate in questo caso come la tessitura brecciata di questa sfera di, chiamiamolo marmo. È perfettamente riproposta dalla sua, eh, dalla sua resa grafica, così come questi, che sono delle formazioni geologiche molto particolari che si trovano nell'appennino bolognese, si chiamano botroidi, sono proprio mh, sembrano dei grappoli eh, di arenaria dove le, ci sono, si formano delle concrezioni cementate in maniera molto tenace che prendono queste forme e che quindi per erosione emergono. Lui è il primo a raccoglierli, a classificarli, giusto per la cronaca, adesso c'è un museo dedicato solo ai botroidi dell'Appennino Bolognese. Questo per darvi un'idea di quanto lui aveva già colto la specificità di un qualcosa che era particolarmente indicativo di quel territorio. Altri reperti incredibili per noi che lui classifica sono questi cilindretti di roccia. In realtà questi sono i riempimenti delle gallerie degli animali che vanno a scavare il fango e depositano il proprio muco e altro detrito. E quindi rimangono queste, noi le chiamiamo tracce fossili, e lui anche lì le disegna, addirittura le disegna in sezione. Questo sempre senza lente e calcolate che... Ognuno di questi sarà un paio di centimetri di altezza. Quindi li disegna pure in scala maggiorata, perché questi invece saranno decina di centimetri. L'ammonite forse è la cosa più semplice, lui in, in, nei vari viaggi che fa va a, a Trento per scoprire a Pergine Sugani i forni fusori per eh, la realizzazione, per l'estazione del rame, della calcopirite e di altri minerali, e lì si ferma a Sant'Ambrogio di Valpolicella per andare a vedere i bei marmi e per andare a raccogliere eh, le ammoniti. E poi cosa fa? Costruisce questo, questo volume di cui vi dicevo, il Museo Metallicum, e... Per ognuna delle specie mineralogiche o litoidi che identifica, va, figlio del suo tempo, a descrivere questo è per il marmo, ad esempio, l'uso in medicina, l'uso negli edifici e l'uso per le statue. Quindi torna questa grandissima erudizione, questo tentativo. Diciamo eh, di descrizione di, 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 di scientifica, direi matte disperatissima, e senza, senza trovare alcun, arrivando al massimo del, del, che si può, anche eh, nell'ambito delle scienze geologiche. Questo è il capitolo dedicato ai marmi, con alcune immagini. Questo è un alabastro che lui correla a eh, delle macchie che imitano lo scorrere del fiume. Questa è una pomice. E queste sono sei delle sedici tavole che lui dedica ai ciottoli di natura silicea. Quindi veramente una, una classificazione infinita della natura, una fotografia il più fedele possibile e il più rappresentativamente possibile della natura. Quindi abbiamo un esploratore, un viaggiatore ma anche un grande classificatore che devita a qualcosa di assolutamente straordinario, cioè tra il 67 e il 68 la sua classificazione raggiunge ad essere 500 pitture dedicate agli uccelli, 600 di insetti, altri animali quadrupedi e acquatili, 643 piante e poi come vedete è un'esplosione assolutamente potenziale. Arriviamo a 8.000 figure, di cui 3.000 intagliate in legno, e poi 3.647 tavolette di legno disegnate e incise. E un'operatività assolutamente straordinaria per un uomo che tra l'altro nasce povero, quindi non ha grandi, ahimè, risorse da mettere su queste operazioni, risorse che riesce a ottenere solo dalla vendita di quel poco che andrà poi a stampare, ma soprattutto questo straordinario dialogo che lui tesse con oltre 400 studiosi in tutta Europa. Provate, ci dicevamo prima, a guardare sul nostro telefonino quanti contatti abbiamo e immaginate cosa vuol dire avere la metà dei 500, 400 corrispondenti con cui dialogare attraverso la carta da lettera. Nello stesso tempo che cosa fa Ulisse Aldrovandi? Ulisse Aldrovandi si circonda di una robusta e nutrita serie di artisti. Siamo a Bologna, la Bologna è quella che diventerà dei Carracci, quindi una grande scuola pittorica. Ma artisti che, come vedete, hanno ancora caratteristiche piuttosto artigianali, se osserviamo con attenzione come viene fatta la sintesi di questa piovra, tutti colorata, fino a che inizia. Un rapporto gravido di conseguenze, entra in contatto con il Granduca di Toscana, il Duca di Toscana che ha al suo servizio un artista stupefacente e Jacopo Ligozzi. Jacopo Ligozzi oggi, paradossalmente, lo ricordiamo piuttosto poco anche nelle lezioni di storia dell'arte nei nostri manuali. Al suo tempo era paragonato ad Apelle, a Michelangelo, a Raffaello, perché era l'uomo che sapeva raccontare la natura così com'era e dov'era. E qui vedete che cosa fa Jacopo Ligozzi. Jacopo Ligozzi inizia a disegnare una serie di tavole acquerellate per il Granduca di Toscana. E entrando in contatto il Granduca con Ulisse Aldrovandi inizia uno scambio di queste opere, perché il nostro Aldrovandi si farà prestare una trentina di tavole e vedremo che tipo di operazione farà. Sono tavole che rappresentano, ad esempio, un dentice, lo vedete, sparum dentex dentice, ma rappresentano, e questo mi piaceva mostrarvelo in questo momento in cui siamo invasi, dai granchi blu, un antenato di granchio blu che già era arrivato, ahimè, dalle nostre parti, qualche centenario di secolo. Ma sono anche dei celeberrimi disegni come le due vipere africane, che poi diventeranno invece il nodo. Delle vipere, in questo caso squisitamente nostrane e trentine. E poi da questo tipo di immagini in cui vedete c'è una sostanziale astrazione, cioè l'uccello, l'animale, la flora, la fauna sono isolate. Quello che si vuol dare è una fotografia di un attimo, lo vedete bene in immagini come questo Cavaliere d'Italia. A quel punto che cosa fa il nostro negozi? Grazie al dialogo anche con Ulisse Altrovandi inizia a mettere insieme appunto le combinazioni. Quindi qui vediamo un pappagallo che è appollaiato su un pruno, cioè abbiamo un ramo di susino con un parrocchetto dal collare. Anche in questo caso una tempera policroma su carta che vediamo poi Replicate in alto modo in questa meravigliosa tavola naturalistica che ci mostra proprio i grandi uccelli del mondo. Abbiamo una vedova dominicana, una vedova paradisiaca che, come vedete, sono appollaiate, appoggiate sopra a una pianta di fico. Una pianta di fico che è per noi particolarmente significativa perché fa che cosa? Questa pianta di fico ci mostra esattamente il modus operandi che ci è stato appena raccontato. Da grazie, signori. Guardate a sinistra il disegno originale di Jacopo Ligozzi. Questo disegno viene fatto per il Granduca Ferdinando, viene prestato agli artisti di Mulis Sant'Ovandi, artisti come Giovanni Denti, che ne traggono la matrice in legno. Quindi, vedete il legno che viene attentamente inciso, e da questo legno inciso poi Aldrovandi potrà ottenere l'immagine che metterà al di sopra del suo libro. E vedete anche quello è lo scarto qualitativo nel passaggio dal disegno originale alla, ovviamente, xilografia. Questo vi sottolinea molto bene, da un lato, il modus operandi di Ulisse Aldrovandi, ma anche la difficoltà, ovviamente, tecnica, cioè la scienza deve andare di pari passo con la tecnica, altrimenti non riuscirà mai a superare i propri limiti. Allora vi rifaccio vedere ad esempio questo meraviglioso IREOS o immagini come quelle di piante che aprono al rapporto con gli insetti, di nuovo in Naturaglia e Mirabilia che diventano un topo quercino accanto a una talpa. Ma anche ci introducono a tutte quelle glorerie, a tutto quel gusto per il fantastico che fa sì che Jacopo Ligozzi osservi anche il mondo variopinto di una corte granducale toscana. E quindi, qui ci mostra degli ospiti che arrivano evidentemente alla Colucchia con accanto un porco spino e la solita serpe che entra periodicamente. Ma che arriverà anche a questo, perché come siamo partiti non dobbiamo dimenticarlo. Il nostro umanesimo, che per noi è la nascita del Rinascimento, in realtà è anche un momento in cui ciascuno di questi personaggi ha delle caratteristiche assolutamente enciclopediche. Caratteristiche enciclopediche che gli permettono di occuparsi di tutto, ma specificatamente di non eccellere in fondo quasi in nulla. E allora tutto viene sempre piegato. Anche ovviamente alla committenza. Gli artisti, i grandi personaggi sono legati a dei committenti che a partire da questo mondo di naturale e meraviglia, chiedono poi altri. Qui vedete Jacopo Ligozzi che utilizza questi suoi studi per inventarsi queste due magnifiche brocche di vino per la corte granducale ma nello stesso tempo arriverà questa, cioè abbiamo la grande manifattura granducale di Firenze, cioè l'opificio di pietre dure, che fa che cosa? Se Ulisse Aldromandi raccoglie tutta questa straordinaria serie di minerali dai grandi monumenti della classicità a Roma, a Firenze questi minerali vengono utilizzati. Per realizzare questi stupefacenti commessi di marmo, in questo caso è un disegno proprio di Jacopo Ligozzi, che insieme a Bernardo Poccetti realizzerà questo piano di tavolo con base di fiori, uccelli, tralci d'uva e spighe. Quindi è una cultura che dobbiamo sempre leggere nella sua complessità e nella sua integrità. Ulisse Altrovandi va bene, ripetelo: nasce nel 1522. Cioè i suoi anni di formazione sono quelli che noi chiamiamo gli anni della maniera italiana, grandi anni del manierismo che arriveranno poi a introdurre, ad aprire la grande stagione barocca. Quindi ha il ruolo di incubatore è un uomo che non fa il salto completo che riuscirà a fare Galileo, ma perché, come avete visto, gli mancano i mezzi tecnici, ma quello che avrà la capacità di fare è dare delle linee dare delle suggestioni che chi arriverà dopo di lui da lui ripartirà. L'aspetto, se volete, triste è il fatto che uomini come Ulisse altrovanti vivono a volte in un'epoca in cui non sono completamente compresi, 400 grandi corrispondenti grandi personaggi con cui entra in dialogo, decine di artisti che mette a lavorare, ma il suo testamento andrà verso un'università: un'università che dovrebbe celebrare ciò che lui ha fatto e questa università lo farà solamente alla fine degli anni 90 del Novecento, quindi impiegherà più di tre secoli a provare, a sistematizzare, a mettere in scena e a raccontare questa straordinaria storia con gli attuali musei universitari di Palazzo Poggi. Allora, questo è un elemento per noi importante e centrale, perché è solo dalla memoria di un passato e da una riflessione su passaggi come questo che abbiamo quella grande spirale della storia che ci permette di leggere sostanzialmente il futuro a un livello per l'appunto tecnologicamente più alto e differente, e proprio l'impossibilità di Galileo di entrare all'Università di Bologna, ma. Arrivare a una Padova che gli permette una sperimentazione ancora maggiore e quindi non fermarsi dove si era fermato Lissandrovandi, ma andare avanti, andare oltre, mentre Aldrovandi in fondo ci ha lasciato queste straordinarie capacità decorativa e classificatoria. Grazie. Torniamo all'Aldrovandi che è un punto. Nelle sue attività di studio eh, esplora, esplora come è stato detto, e esplora molto anche i territori che gli sono prossimi, per cui l'Appennino-Bolognese, a Modena nel modenese e così via raccoglie e costruisce questo erbario che ancora oggi è di grandissima importanza purtroppo non lascia tantissime tracce sui fogli d'erbario sì. però nei manoscritti invece eh, emergono degli, degli aspetti interessanti ad esempio questa genziana purpura eh, la leggo perché dà un'idea di che cosa, come potesse essere l'atteggiamento di un botanico di allora nei confronti di una pianta spontanea. Come era l'Agenziana la Purpura. Nasce questa rare divina pianta nella pianura della sommità dell'Alpi di Rio Lu, di Lunato. Rio di Lunato è appunto una località della zona dell'apennino eh, Modenese. La quale pianura è lunga ad un trar di mano e non lì nasce altra erba che questa, che vede l'eccellenza vostra. È una lettera invi inviata a, la, a Mattioli. Fali fiori porpori in cima del caule e alcuni sino a che fra le tante foglie fanno due fiori, dei fiori, non si può negare che non sia una genziana, fa le foglie della piantaggine la radice grassa è amara e a me mi pare più amara sai che non è quella che descrive Dioscoride, non ho cavato alcune piante che avevano la radice grossissima. La vostra eccellenza la potrà gustare così potrete giudicare dalla sua amarezza, l'anno passato la mostrai a Monsignor Luca e a Monsignor Aloisi i quali mi dissero ingenuamente ma mai non l'aver veduta e li fu Gran piacere a vederla, era un po' il, così il senso del raccogliere, del conservare, del comunicare, dello scambiarsi eccetera. Il, le piante, appunto, vanno anche al di là delle, delle, di piante che siano utilizzabili o di grande interesse officinale e partecipa, ad esempio, anche un'esplorazione insieme all'Anguillara organizzata da Francesco Calzolari sul, sul Monte Baldo, Monte Baldo era una meta eh, dei botanici perché era ricco di rarità, rarità da portare negli orti botanici ad esempio e lui partecipa e, eh, così come appunto eh, è colui che, di cui abbiamo la prima probabilmente traccia della flora di, di Bologna oppure nel suo erbario entra e questo è un po' particolare una pianta banale negli erbari solitamente entrano piante rare, piante diciamo, di cui si deve assolutamente conoscere l'utilizzo e che non sono comuni, per cui le piante che devono essere dimostrate, i semplici medicamenti che possono essere. Ed è difficile che entri in un erbario una pianta banale, comune, come potrebbe essere la brassica o l'eracea che è la che è la, un po' il capostipite di tutta la serie delle rapi che conosciamo noi, una pianta spontanea sulle coste atlantiche e che però era, era parte anche delle, della nostra dieta e così come il fatto che negli erbari ad esempio ci sono dei riferimenti alle tavolette e viceversa, chi ha studiato i materiali Botanici dell'Altrovandi dell ho poi trovato che, ad esempio, c'è una corrispondenza tra numeri citati sulle tavolette e la specie nell'erbario, per cui in questo modo si è riusciti anche a dare un nome esatto alle, a, o perlomeno a capire che cosa si riferisse all'Altrovandi, proprio grazie a questa minuziosità, a questa pignolar, pignoleria nel nel classificare, nell'ordinare quantomeno i propri materiali. Non possiamo parlare di classificazione sistema in senso sistematico, tassonomico, perché ancora è presto, diciamo così, non, è ancora, non sono maturi i tempi, e, e però possiamo parlare di un grande ordinamento di tipo museale da un davvero collezionista. E le sue, così, è, è bello sapere che ci siano appunto... Ehm, che abbia dedicato tempo alla flora, alla flora spontanea, in questo caso un carpino è il risultato di un'incisione o meglio di una impressione dalle tavolette di, per ottenere i fogli, di un, di un carpi, fogli e frutti di un carpino nero e, e poi i reperti. Altri reperti che ci sono arrivati sono appunto eh, i, anche quelli che possiamo definire banalmente museali, in realtà in senso molto tradizionale, cioè quelli tridimensionali come semi e frutti, per la verità la gran parte è andata persa, distrutta, così come molti campioni d'erbare sono andati persi per via della decomposizione cui le, i materiali organici vanno incontro se sono mal conservati oppure se hanno vicende travagliate come possono essere i traslochi e il materiale del, del, dell'Aldrovandi poi vedremo che hanno avuto anch'essi una vita tormentata in certi aspetti, però ad esempio rimangono ehm, aspetti curiosi, ad esempio la Lodoicea Maldivica, questa cocco de Mar che è una curiosità mh, botanica, ma se vogliamo anche ispirativa, nel senso che Ah, come dire, a queste forme corporee che, possono, così, che, sono, che incuriosiscono molto lo, qualsi, diciamo, chiunque sia interessato alle scienze naturali o semplicemente alle cose di cui ci si può meravigliare, come questo frutto remoto che appunto arriva anche Per cui a sinistra vedete una mostruosità, una chimera, è evidente che sia il frutto di un preparatore truffaldino. E però compariva appunto anch'esso nel, nel gabinetto, di, diciamo in questo museo privato, poi diventato pubblico, grazie al suo lascito. E il, il metodo di lavoro prevedeva: ecco, tra parentesi, l'erbario, qui ve lo devo dire, è stato non solo in alcuni casi mal conservato, ma anche saccheggiato. Ci sono fogli in cui le, le piante sono state scollate perché allora venivano agglutinate con una sostanza che le appiccicava sul, sul foglio. In altri casi si vedono proprio i ritagli della pianta asportata oppure pezzi di piante che sono stati portati via, fogli mancanti e così via. E questi sono stati i botanici successivi o i collezionisti che hanno avuto modo, ad esempio le piante che, un, che ha scambiato conclusio sono state sottratte. E comunque, una nota sul metodo di lavoro era proprio per ehm, aggiunta. Eh, vi dicevo: citavamo prima in più occasioni questo tema dell'erudizione, era proprio una fase in cui conviveva il desiderio di sapere di tutto, compreso anche quello che sapevano che avevano dichiarato i, gli autori precedenti, i classici in particolare. e Il risultato era che, ad esempio, Lavorava con foglietti che agglutinava anche in questo caso su, su dei fogli e spiega anche il motivo della, di questa gigantesca mole di, 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 di manoscritti, di tracce che ha lasciato, però anche perché aveva questo desiderio di ampiezza di, di visione e a volte anche con il risultato che si trascinava anche un sacco di cose che poi sono state nettamente superate dalla scienza successivamente, però era una, so una sorta di dovere, una sorta di, come dire, di uso anche del tempo quello di essere eruditi un po' in ogni campo e, e ciò spiega ad esempio per cui molte descrizioni sono accompagnate anche da... Ehm, storielle, credenze, aspetti che sono più legati più alla superstizione che all'osservazione diretta e, e così via. So. E per tornare all'erbario, è eh, molto interessante questo tema della transizione, della fase di transizione, perché eh, l'epoca è un'epoca di transizione per moltissimi motivi, non ultimo il fatto che siamo eh, a Pochi decenni dopo la scoperta europea dell'America 1489, ma anche la scoperta delle vie delle Indie eh, per la circunnavigazione dell'Africa dell 1498 da parte di Vasco de Gama, e quindi si aprono, si spalancano. Delle nuove, delle nuove vie che portano in Europa e, e quindi anche nelle università dove, si, dove queste cose vengono studiate nuove piante, nuovi oggetti, nuovi resoconti relativi alle popolazioni locali, agli usi e costumi, e questo scombustola l'idea, mette in discussione l'ortodossia spesso di origine biblica per cui, e nella Bibbia non c'era posto per questi popoli o per queste nuove aree geografiche. L'aspetto interessante è che, è che gli erbari rispecchiano queste novità e per cui nell'erbario di Aldrovandia ad esempio c'è uno dei primi, o meglio forse il primo, ma non, non sarei sicuro, non lo affermo con certezza, la prima foglia di pomodoro essiccato e conservato, vedete sotto due foglioline che potrebbero essere di anguria, ma arriva anche il girasole, arriva anche il, il peperoncino, poi in realtà bisogna parlare al plurale perché ne arrivano più, più varietà, più specie, e poi arriva il tabacco, il tabacco eh, sì, è una delle prime piante introdotte in Europa, ed è una pianta che ha subito successo, non tanto per gli usi medicamentosi, quelli vengono scoperti successivamente, ma come pianta da fumo, diventa molto rapidamente quello che è ancora oggi il tabacco, vale dire una pianta che crea dipendenza nel nostro, nel nostro, nell'uomo. E allora a questo proposito, tra le moltissime cose che ha affermato Aldrovandi, su cui sicuramente non si può essere d'accordo, perché appunto era uomo del suo tempo e anche perché è così. Non, non... Però ce ne sono alcune che sono davvero grandi intuizioni, una di queste ad esempio è il fatto che ehm, avesse osservato che i paesi ritrovati, esseri diversi, ve lo tradotto diciamo in italiano più facile, nei paesi nuovi in cui ci sono climi diversi dai nostri, Nascono di conseguenza cose totalmente diverse, siano piante o animali, o altre cose che nascono in Europa. In altri termini, c'è una intuizione del fatto che ci possa essere una base, che gli organismi siano diversi, non per volontà, diciamo, creativa divina, ma perché, appunto, ci sono condizioni ambientali diverse che fanno sì che gli animali e piante siano differenti. Ehm, è il caso di ricordare che. Eh, anche ehm, Aldrovandi fu un perseguitato per eresia, subì e pagò anche alcune sue visioni. C voglio chiudere ricordando il fatto che eh, ad Aldrovandi è stata dedicata una pianta dall'Inneo, che è l'Aldrovanda vesiculosa. Lineo non sceglieva a caso le piante quando le dedicava ai, ai botanici e possiamo dire che questa è una pianta oggi diventata rarissima, era presente ancora nel Mantovano alla fine dell'Ottocento e ancora nel Novecento qualcosa si segnalava, adesso sono molti anni che non si segnala più, sono cambiate troppe le condizioni e comunque anche il nostro Aldrovandi ha una... A una pianta al nome indelebilmente incolla, attaccato, agglutinato alla, a questa, a una pianta eh, di origine ligneana. Uno degli aspetti che colpisce di più insieme. All'ultima frase, all frase che citava eh, Gabriele sul discorso dei differenti paesi e differenti climi, è anche l'intuizione della varietà e della variabilità che ha la natura. È un'intuizione che adesso per noi è la quotidianità, ma che per allora era veramente uno scatto in avanti. E mi piace sintetizzarla con questa frase di, di Umberto Eco, perché forse per introdurre il concetto che, volevo, che vorrei introdurre adesso è la frase più, più azzeccata, che dice: La bellezza del cosmo è data non solo dall'unità nella varietà, ma anche dalla varietà nell'unità. Perché? Perché um, Ulisse Drovandi introduce dei temi che noi adesso chiamiamo biodiversità e geodiversità. Tutti noi sappiamo cos'è la biodiversità, ce ne stanno parlando in maniera molto dettagliata per la situazione che stiamo vivendo ora, però magari il tema della geodiversità non è così, ehm, ehm, così comune come quello della biodiversità. E che cos'è la geodiversità? La geodiversità è l'espressione di tutti i differenti ambienti geologici, quindi ambienti genetici, ambiente vulcanico, quello glaciale, quello fluviale, quello litorale e le differenti tematiche, come ad esempio la stratigrafia e la morfologia, e quindi come le varie formazioni geologiche e gli agenti esogeni concorrono alla formazione dei paesaggi, dei loro profili e dei singoli componenti fisici, quelle che noi geologi chiamiamo geomorfologia. Perché questo è un concetto importante e che ci riporta tantissimo a tutto il lavoro di catalogazione, erudizione e... Um, analisi della natura, perché in realtà la biodiversità deriva dalla geodiversità. Perché? Perché è la geodiversità che determina la fisiografia della superficie e le componenti dei suoli, per cui da qui si hanno poi le formazioni diciamo vegetali e da lì gli ambienti eh, diciamo, compatibili con eh, il, eh, le, 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 tutta la tassonomia animale che, che vi abita. Qui, diciamo, a livelli, come, come provocazione <ride> e per riportarci in Italia un po', eh, ho affiancato la carta geologica della Francia con quella dell'Italia. Eh, la, la corsica ci serve per capire che siamo sulla stessa scala. Quello che si vede è che la carta geologica della Francia è molto colorata, ma le campiture sono molto estese. Possiamo dire che è molto colorata, ma abbastanza omogenea. La carta geologica dell'Italia, invece, presenta una varietà di colori e una distribuzione dei colori molto, molto più articolata, diversa. E questo è sempre una, eh, un modo molto chiaro per dare una spiegazione sul fatto che in Italia abbiamo, ad esempio più di 500 tipologie diverse di viti autoctone, cosa che in Francia si riducono a 200 e che di fatto poi però l'80% dei vini francesi sono fatti con solo 10 diverse tipologie di uve. Quindi già un, un, un modo per correlare la diversità della natura ai vari, ai vari, ai vari livelli. Si parlava prima di come fa Ulista Aldorandi a rendersi conto di questa diversità, di tutta questa estrema variabilità che ha la natura e a registrarla, a codificarla. Come diceva prima il professor Villa, lui è in contatto con tutti gli eruditi, gli scienziati, gli studiosi della sua epoca. Questo è l'elenco delle persone che scrive, gli scrivevano, con cui si scriveva. Quindi tutti i carteggi che non sono ancora stati tutti studiati perché sono dei volumi incredibili di, di lettere, sono circa 500 persone che regolarmente gli scrivevano. Lui addirittura a un certo punto, e qui mi ricollego col tema del, delle nuove scoperte, a un certo punto sessantenne studia un viaggio per andare a... Raccogliere e codificare tutti i materiali naturali del nuovo mondo e scrive al re di Spagna proponendosi. Il re di Spagna non gli risponderà mai, ma dovranno passare due secoli perché von Humboldt, il conte von Humboldt arrivi a fare questo viaggio. Quindi pensate proprio anche il modo di, cioè, quanto questa eh, sua ansia diciamo, di rappresentare il mondo in realtà però gli faceva pensare particolarmente avanti. E quando. Mi sono imbattuta in questo elenco, la curiosità è stata, ma fammi vedere sul mio cellulare quanti contatti ho. Io ne ho 3250, compreso il Pony Pizza <ride> e tantissime altre persone con cui non mi troverai mai a eh, dialogare di, di questi temi. Quindi in un mondo molto più piccolo, con molte meno persone, con ehm, una selezione veramente di temi, lui corrispondeva con tutto il mondo. Queste sono le provenienze geografiche degli... Italiani, tra virgolette, con cui lui ehm, era in contatto epistolare, scrive, parlava 17 lingue ma scriveva prevalentemente in latino, e questi invece i contatti che aveva con eh, il resto del mondo. Quindi è eh, diciamo un'evidenza un veramente molto, molto chiara del perché è riuscito a raccogliere tutta questa rappresentazione del mondo in maniera così ampia e anche di quali input uh, lui ricevesse. Um, questa sua attenzione verso il mondo naturale lo porterà nel, te nel tempo anche a evolvere nel suo pensiero. Vi, vi ho raccontato dei suoi molteplici viaggi, lui va a Roma tantissime volte, l'ultima volta che va a Roma è il 1577, a 55 anni va a Roma per... Ehm, testimoniare all'ennesimo processo per eresia che lo riguarda. E lui, ricordate, nei, nei viaggi precedenti, aveva fatto quell'itinerario, itinerario, quella descrizione di tutte le vestigia antiche per le statue e per i monumenti romani, eh, una, una descrizione in cui associava fra l'altro i recentissimi lavori di Michelangelo al prestigio e alla, e alla magnificenza del, delle opere romane. Bene, quando lui nel 1577 va a Roma, cosa fa? Scrive ancora, inedito per ora, un suo ulteriore itinerario per Roma, ma quello che si chiede è da dove vengono queste piante che vedo, da dove vengono questi marmi che vedo. Quindi passa da tutto quello che è la filosofia, la, la filologia e le scienze umane a eh, concentrarsi eh, su quelle naturali. Quindi si vede anche qui un percorso. Un percorso che poi lui sintetizza in questa eh, frase, che secondo me è proprio l'eredità che eh, un momento come questo di oggi, cioè Bergamo Scienza e Settimana del pianeta Terra, si prefiggono, cioè dice «E di questo io ne posso fare testimonio vero, perciò che molti miei scolari mi hanno mandato delle cose peregrine che mai avevo vedute, essendo le specie delle cose naturali quanto alla nostra cognizione infinite». Non potendo l'uomo andare in tutti i luoghi, né uno può essere perfettissimo, ma molti possono ritrovare varie cose che poi la scienza insieme fanno perfetta. Quindi la scienza che passa dall'erudito alla coralità degli, degli studiosi, degli scienziati, che è un po' anche poi il messaggio che noi con il nostro Ateneo vogliamo trasmettere. Questo nonostante Napoleone che porta via il suo museo, tutta una serie di cose che non stiamo qui a raccontarvi, però nel, nel, diciamo, nelle grandi peregrinazioni di quest'uomo e dei suoi lavori, il messaggio che ci lascia è proprio questo, cioè la coralità degli studi.